Dall'Adriatico Giovanni Cordacchia, il Pescara per riprendere la corsa al terzo posto, il Siena per dare una svolta ad un campionato finora a dir poco deludente. Le scelte dei due tecnici: in attacco Auteri rilancia Ferrari, in difesa Giannes rimpiazza lo squalificato Drudi, 4-3-3 in realtà con Pontisso mezzala, come a Modena Padalino cambia modulo e si affida al 4-3-3, la Verona è terzino destro, a centrocampo dal primo minuto il maltese Guillaumier e davanti Di Santo e Guberti a supporto di Paloschi. Quadrata la tifoseria bianca-azzurra, stiamo per vedere le immagini salienti di questa partita, ricordiamo l'arbitro Grasso di Ariano Irpino. Queste le prime schermaglie del match, il Pescara vuole tornare a vincere l'Adriatico, il successo manca dallo scorso 6 febbraio, 3-1 sul Gubbio, ma nelle ultime 5 partite ha giocato 4 volte in trasferta e poi c'è stato lo 0-0 casalingo con l'Entella. Siamo al primo minuto di gioco, ora al decimo, contropiede, transizione sfruttata molto bene dal Pescara, da Pontisso a Rauti, un'accelerazione pazzesca, lascia sul posto Terzi, l'assist per Ferrari che viene ipnotizzato dal portiere del Siena Lanni, grande opportunità, la prima chiara occasione del gol che viene fallita da Franco Ferrari, avrebbe potuto fare senza dubbio meglio, non è stato letale l'attaccante italo-argentino, quindi Pompetti ancora per Ferrari, l'uscita tempestiva di Lanni e questa è la seconda chiara opportunità nei primi 13 minuti costruita appunto dal Pescara. 25esimo minuto, vediamo la replica del Siena con lo scambio tra Meli e Di Santo, il traversone insidioso deviato, fa buona guardia al centro della sua porta il portiere sorrentino, proprio sulla linea c'era stata qualche protesta da parte dei giocatori del Siena, ma il pallone non è affatto entrato e quindi il gol, l'autogol in realtà sfortunato in questa circostanza, Favalli sul corner battuto da Pompetti, gli salta davanti Guillaumier e quindi praticamente colpisce il pallone di testa che si insacca imparabilmente alle spalle del portiere Lanni, l'autore dell'autogol è stato Favalli, classe 92, ex Perugia. Esce con la barella Paloschi a fine primo tempo, sarà rilevato, sarà rimpiazzato da Matteo Ardemani, eccolo qui, classe 87, uno degli arrivi, degli innesti del mercato di gennaio, ha cambiato completamente la rosa, la formazione, la società toscana, tra l'altro il neo DS Cannella, insomma ci sono stati tanti cambi, la proprietà armena, 48esimo minuto nel corso di questa partita, vediamo Pontisso, palla indietro per Ferrari, il tocco all'indirizzo di Clemenza, il suo sinistro, la palla sfiora la traversa della porta difesa da Lanni, alzato la mira Clemenza da posizione più che privilegiata, terzo minuto dunque nel corso della ripresa, il Pescara sfiora il raddoppio che trova però con Ferrari al 55esimo, al decimo, ispirato magistralmente da Luca Clemenza, sono 13 in campionato per l'attaccante italo-argentino, classe 95 in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli in caso di promozione, preciso, letale, freddo in questa circostanza, bravissimo però nell'occasione anche Clemenza che gli serve il pallone con i tempi giusti e soprattutto attacca molto bene l'area il giocatore del Pescara, qui splendida l'azione in contropiede, Pontisso, Clemenza, anzi Dursi, Rauti, Clemenza e Pontisso, Pontisso timbra la traversa e poi cerca di nuovo una conclusione che però termina fuori misura, quindi il Pescara sfiora il tris, c'è questa opportunità invece nel finale di gara proprio in pieno recupero, Ardemani che elude i due difensori della Pescara e firma il gol del 2-1, il gol della bandiera che arriva però a pochi secondi dallo scadere del recupero, praticamente siamo già al 94esimo. C'erano in realtà tante altre occasioni che non abbiamo visto. Il Pescara vince 2-1 con il Siena. Questo è il 13esimo successo in campionato, il 7° davanti al pubblico amico.